Eccoci qua, buongiorno, buonasera, buon sempre, ecco, buone 24 ore per tutto l'anno. Da Luca Bonaffini, anche oggi un indimenticato, un album indimenticato, un 33 giri, un vinile indimenticabile e indimenticato, che diede inizio alla carriera di quello che oggi riconosciamo come uno dei cantautori più importanti della storia della musica popolare italiana, Vasco Rossi, e l'album è Non siamo mica gli americani. Non siamo mica gli americani uscì nel 1979, prodotto nel 1978 presso gli studi Phonoprint di Bologna con il fonico storico Maurizio Biancani, da Alan Taylor, produttore inglese, e con arrangiamenti di Gaetano Curreri. La voce frontman degli Stadio. Era una squadra molto forte, straordinaria, che in qualche modo sposò all'inizio quella che era la forte impronta rock del nostro Vasco Rossi. Traghettatore dal punk al pop rock d'autore, in qualche modo, degli anni 80, 90, 2000, eccetera, eccetera. E qui dentro troviamo brani però anche come Alba Chiara, un po' sporcati di Rocco, ma io non so più che cosa fare, La Strega, Fegato Spappolato, brani diventati epici nella produzione di questo cantautore da vita spericolata. È un, ripeto, questa Lotus che ci suona un po' come la casa discografica quasi sconosciuta, ebbe, diciamo così, il privilegio, ma anche il coraggio, di produrre quello che era allora, insomma, l'album di un vero e proprio esordiente, anche un pochino particolare. Ciao da Luca Bonaffini con questa meravigliosa opera d'arte.